Buongiorno, oggi ce ne andiamo via da Sydney, ahimè. Andiamo a Griffith a fare le farm. Abbiamo preparato tutto, e abbiamo pulito tutto. Abbiamo il volo alle 4. Ci siamo svegliati alle 7. Io non ce la faccio, c'è un sonno incredibile. Ultima colazione a Sydney, prima che torniamo. Io avrei iniziato buongiorno. Madonna, stai per via Greens, no. E ci dirigiamo a un caffè che si chiama, stavo di bar, però. È un caffè che si chiama Kutosh, buonissimo, a Darling Harbour, e niente, poi ritorniamo, prendiamo le cose, salutiamo e ce ne andiamo. Scusate, io sono andato davanti alla cazzo di Opera House, mi sono girato per vedere la città, ho visto tutta la città e faccio arrivo certo, davanti l'Opera House, certo, faccio cazzo, mi mancherà questa città, io la amo. E da questo momento in poi ho saltato il filmare la colazione perché insomma voleva essere un momento un po' più particolare e nel frattempo mi ero cambiato e avevo preparato tutto, eravamo usciti, avevamo salutato tutti gli amici di lì e niente, buonasera, ritorniamo a Costone. Valigie fatte, tutto fatto, persone salutate, un attimo di commozione, 8 magliette perché per il peso della valigia devo mettermele in piena estate e siamo pronti, prendiamo il light rail per Central e andiamo a prendere l'aereo. Siamo sul treno, stiamo andando all'aeroporto domestico, tra 5 minuti di passo. Aeroporto domestico, la parola in inglese. 1, 2, 6, avanti. No, 1, 2, 3 e 4. Ci riuscite voi. Siamo arrivati all'aeroporto, tra poco faremo check-in, lasceremo i bagagli e questo elevator è enorme, sì, è più grande della nostra stanza. Lei è rimasta lì, ciao, ciao. Siamo arrivati in aeroporto, eccoci. Noi viaggiamo con Qantas questa volta e dobbiamo fare il check-in, dobbiamo pesare i bagagli, ce la possiamo fare e poi alle 4 meno 5 abbiamo il volo. Allora, fatti tutti i controlli, non siamo criminali, questa persona qui ha pagato, dov'è? Questa persona qui ha pagato $50 di più perché non vuole seguire i consigli del grande Andrea, infatti si vedono i risultati, ma si mangia felicemente. Siamo in un bar, si chiama Bar Roma, ma di Roma c'è proprio il nome, e abbiamo preso il pranzo. Siamo per entrare sul bus per andare nell'aereo. Sono arrivato, mi sono cambiato, non ho filmato niente perché c'erano 40 gradi, quindi non c'avevo proprio il pensiero di prendere il telefono in mano a registrare, c'avevo solo il bisogno di andare a casa a lavarmi. E tutto bene, sono arrivato e da domani si comincia a cercare qualcosa.